Mi piace la poesia. C'è un poeta che dice così: se togliamo ciò che ci hanno dato gli altri, ci rimane ben poco. In questo libro c'è molto di quello che mi hanno dato gli altri. Ma qualche volta mi chiedo, ma chi sono io per scrivere un libro, con tutti i libri che ci sono? Non ho forse un po' di presunzione? Però mi viene in mente un ragazzo che io ho avuto qui in trattamento, un certo Virgilio, magari qualcuno di voi l'ha conosciuto, e questo ragazzo mi diceva tutte le volte che veniva da me in trattamento, scrivi, scrivi, scrivi. E questo, una notte ho avuto un sogno dove lui mi diceva, guarda che se non scrivi parleranno le pietre. E allora quella volta lì ho cominciato a scrivere, insomma, perché poi scrivere, io sono uno abbastanza sgrammaticato e molte volte, cosa? Troppo alto? Abbassiamo un po', così va meglio? Va meglio così? Ci sente bene? Anche là dietro? Sì? Ecco. Allora, dicevo che questo ragazzo, Virgilio, mi ha dato forse l'input, no? Per cominciare a scrivere. E questo ragazzo lo troverete qui a pagina 109 del libro. Questo libro per me è finito, nel senso che quando l'ho scritto è finito. Adesso il libro è vostro e io credo che il libro lo faccia il lettore, non tanto noi che l'abbiamo scritto. Lo farete voi quando lo prenderete in mano. Noi ve lo diamo, ve lo diamo. E ancora cito un poeta che dice così: risuonerà in voi d'armonie e di morbide follie? Speriamo, noi siamo fiduciosi. E innanzitutto spiego un pochettino che cos'è questa resilienza, no? Perché è una parola un po' nuova. Resilienza non è solo affrontare, adattarsi e sopravvivere alle disgrazie, ai traumi e alla difficoltà della vita, ma è specialmente trasformare queste difficoltà in risorse e opportunità per crescere. E proprio qui comincio dalle mie difficoltà, perché qui abbiamo parlato anche un pochettino delle nostre difficoltà, sia come terapisti, ma poi anche le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nella vita, perché volere o no entrano poi anche un pochettino nel lavoro, comincio da questo. Io da bambino ero grosso, ero obeso e sono stato un po' vittima di bullismo. Mi chiamavano bolide, bomba, crack. E anche qui la risorsa che ho trovato è chiedere l'aiuto degli altri. Ho chiesto l'aiuto di uno psicologo, tra l'altro Luciano Monibidino, so che è stato qui alla Domus, è un grande personaggio per me. Ecco questo. E forse l'ho identificato un pochettino da adolescente, l'ho identificato un po' con il mio papà. Poi altre difficoltà che ho avuto nel lavoro è scoprire in me la paura, l'impotenza sul lavoro. L'impotenza, cioè, vuol dire che le persone non guariscono tante volte, le persone non riescono a migliorare altre volte. E come fare a superare questa impotenza? Anche io ho chiesto aiuto agli altri, ho fatto diversi corsi, diverse supervisioni. E mi ricordo che la prima fisioterapista che mi ha fatto da tirocinante era allucinante, nel senso che era una fisioterapista sadica che faceva correre i bambini a suon di frusta intorno alla palestra. Erano gli anni in cui queste cose si potevano ancora fare, oggi non è proprio più così, E poi qui anche ho dovuto acquistare l'autonomia, ecco, come resilienza, come risorsa personale ho dovuto cercare la mia autonomia, cioè ho cercato di distaccarmi da un tipo di fisioterapista così, Un altro trauma l'ho avuto in piscina, perché il mio istruttore mi ha messo la testa sott'acqua. Da allora ho avuto paura dell'acqua ed è stato un trauma. Un'altra volta un ragazzo che io avevo in trattamento, siccome facevo l'idroterapia, mi ha buttato dentro l'acqua alta con l'accappatoio, il cappotto, tutto dentro l'acqua. E anche qui ho visto la morte in faccia, non so se vi è mai capitato. In un nanosecondo ti passa in mente tutta la tua vita, tutta la tua vita, ecco, ti passa in mente. E qui cosa ho trovato? Ho trovato l'energia personale. Avete mai pensato una rana quando cade in un secchio d'acqua, cosa fa?
No, scusate, non d'acqua, di latte. Una rana che cade in un secchio di latte. Si agita, si agita, si agita finché il latte diventa burro. Ecco, io ho fatto lo stesso, mi sono salvato anche quella volta. Ecco. Poi un'altra grossa difficoltà l'ho avuta quando la mia fidanzata mi ha lasciato, 4 anni di fidanzamento, insomma, qui e là, e lì ho tentato quello che si chiama oggi il suicidio, una cosa del genere, che ero quasi lì per buttarmi da un ponte, e a un certo punto, chissà perché, mi è venuto in mente la mia nonna che mi diceva una persa, 100 trovate, e questa è stata la risorsa che noi chiamiamo la memoria delle origini, cioè le persone che ci hanno educato, le persone che fanno parte della nostra storia, dai genitori, i nonni, e a volte ci lasciano dei messaggi dentro che saltano fuori in certi momenti. E com'è nata allora questa idea di questo libro? È nata un po' da questo. Dopo 35 anni di servizio che abbiamo avuto, sia io che Renata che Gianluca, insomma siamo abbastanza vecchi del mestiere, no? E abbiamo scoperto di avere una posizione privilegiata, perché abbiamo visto che nel nostro lavoro abbiamo incontrato tantissime persone che hanno una forza, una spinta, uno spirito vitale, e questo sia nei bambini che negli adulti, e queste sono veramente risorse enormi, ecco. E allora abbiamo detto, perché non portare queste risorse anche agli altri, perché non comunicarle agli altri? E questo è stato un po' quello che ha fatto nascere il libro. E, anzi, no, io non li chiamo tanto più pazienti, no? Ecco, li chiamo esigenti, perché sono persone che esigono da noi una presenza, un ascolto, una relazione, un accompagnamento qualificato. Per me sono dei grandi maestri, e questa insomma è la resilienza, e questa è la forza muscolare e spirituale che vogliamo darvi con questo libro. Il titolo del libro è nato da un racconto che ci ha portato Nadia, l'ho trovato anche questo nel libro. Ecco, Nadia è una ragazza che è caduta dalla moto, è rimasta paraplegica in carrozzella, e raccontava che i suoi terapisti le dicevano sempre: alzati, fai dei chilometri, e questo l'abbiamo preso noi, insomma. Ecco. Con questo libro abbiamo voluto dire che queste esperienze sono possibili, e la sfida che noi così ci promettiamo, insomma, ecco, che anche leggendolo voi scopriate o riscoprite delle grosse risorse che avete anche voi per superare le crisi che la vita ogni tanto ci porta. Questa idea l'abbiamo condivisa, insomma, con Renata e con Gianluca. Renata, ecco, la ringrazio per la sua gentilezza e delicatezza, e Gianluca per la sua capacità di ascolto, di prendere delle decisioni oculate e sagge. Ringrazio molto loro e ringrazio molto voi.